Il caffè è una bevanda popolarissima e molto gettonata, forse proprio dovuta al suo potere stimolante, che in qualche modo ci fa avere delle prestazioni sicuramente migliori. Ora, è bene che il caffè, diciamo, ha un'azione più blanda dal punto di vista depurativo rispetto ad altri tipi di bevande, ma è sempre opportuno non abusarne, in quanto il caffè ha una delle proprietà del caffè è sicuramente quella di stressare l'organismo, proprio perché contiene appunto caffeina. La caffeina, un uso prolungato appunto di caffè e quindi di caffeina, può provocare problemi di ipertensione, può provocare problemi di ipercolesterolemia e addirittura delle aritmie cardiache, proprio perché va a accelerare in qualche modo il battito cardiaco. Ora, nella nostra, diciamo che per chi ama il caffè, è importante rispettare quelle che sono le dosi giornaliere, cioè o meno, o meglio, almeno 3 caffè al giorno, quindi la soglia, diciamo, la soglia massima da non superare. Un consiglio per chi vuole comunque controllare anche il proprio peso corporeo è di assumere il caffè dopo pranzo, proprio perché favorisce una migliore digestione, specialmente se preso amaro, attiva il metabolismo dei grassi. E quindi, diciamo, per chi ha questo problema anche di voler controllare il peso, potrebbe essere un coadiuvante, ma non preso assolutamente. La dose consigliata è di non superare diciamo, la dose consigliata da 1 a 3 caffè al giorno, proprio perché a lungo andare un continuo prolungamento appunto di caffeina può essere rilasciata nell'organismo e quindi provocare diversi sintomi, tra cui appunto tra tutte la tachicardia. La caffeina non tutti possono comunque assumerla, specialmente per chi soffre di gastrite o per chi soffre di colite, è bene comunque evitare o perlomeno prediligere un caffè sicuramente decaffeinato.